Le brutte intenzioni, la maleducazione. In che senso era falsa? No, l'hanno fatto vedere. La coscia, non c'è. Quindi era finto, il tatuaggio era finto. Ma sì. Ciao amici di Cult Pop, siamo qui a Sanremo insieme a Suzuki, l'auto del festival, fra l'altro nella giornata più fredda della Terra. E visto che ogni anno non è mai la stessa musica e succedono sempre un milione di cose al festival, ci siamo chiesti, ma le persone qui nella Città dei Fiori si ricordano degli avvenimenti cult della storia di Sanremo? Andiamo a vedere, va. Domanda numero 1. Che animale era il tatuaggio di Belen che fece parlare di sé forse più del podio di quell'anno? Beh, la so. La sa. La sa. Una farfalla. Una farfalla. Una farfalla. Una farfalla. Farfalla. Jerry la accendo ed è una farfallina. Una farfalla, una farfalla. Con che nonchalance anche lei. Questa qui era falsa. Beh, però questa era facile, questa era facile. In che senso era falsa? No, l'hanno fatto vedere. La coscia, non c'è. Quindi era finto, il tatuaggio era finto. Ma come sì? Ah, ok, ok, ok. Beh, scoop. Beh, salutiamo Belen. Un saluto a Belen. Ciao, io sono Carmelina. 1992, un giovane Mario Appignano, detto anche Cavallo Pazzo, fece irruzione sul palco al grido di "Il festival è truccato, il festival è truccato, lo vince". Non mi ricordo neanche io. Minoritano, ma non forse. No, mi ricordo la scena, sì? Ma non mi ricordo. Non ero ancora nata. Ve lo mimo. Facile. Che cos'ha un angelo? Le ali. Ok, quindi? Nino d'angelo? Nino d'angelo. Che cos'hanno in comune i piccioni e le colombe? Le ali. Quindi? Fausto Leali. Fausto Leali. Fausto Leali. Fausto Leali. Fausto Leali, bravo, ti sei in corner ma ti sei salvato. Sanremo 2020, Bugo sale sul palco con un Morgan, diciamo, un po' impaziente di cantarne quattro al suo amico. Vai. Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. Gratitudine, la tua arroganza. E la tua, perfetto, dai, la sa, la sa, la sa, la diamo per buona, la sa. Le lollipop. Prima della domanda, lui dà la risposta, capito? Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Le lollipop, fresche fresche di vittoria a Popstar, partecipano al festival incantando tutti con le loro movenze. Su quale hit di quell'anno stavano ballando? Dimmi tu anche questa. Cuore matto. Quasi, batte forte, batte forte, batte forte. Mi spiace, vogliamo fare anche un saluto alle lollipop. Ciao anche a voi. Ultima domanda, Sanremo 2017. Alla conduzione del festival Carlo Conti e Maria De Filippi, che è passata alla storia per aver baciato quale super ospite? No, non me la ricordo. Allora, ti dico che vinse Marco Carta, giusto per far capire che sono acculturato. Vince la 67esima edizione del Festival di Sanremo Francesco Baboni. Robbie Williams, Johnny Depp o Raul Bova? Raul Bova. Raul Bova, credo. Ah, Fiorello. Senti, buonasera! Devi dare... come fa? Robbie Williams. Raul Bova. Raul Bova. Robbie Williams, mi dispiace. Robbie Williams, bravo, Robbie Williams, dai, test superato, dai, anche il confronto generazionale è andato a buon fine, grazie. Capito, c'è chi aspetta i cantanti in gara, chi aspetta di fare un autografo con Achille Lauro, magari anche nel palco Suzuki, eccetera, e chi invece boss delle cerimonie. Vabbè, oh, ciascuno il suo. Neck,